Today's episode star is Fabrizio Maierna. We go a long way back, more than 20 years. Fabrizio is what people define a top gun. Fabrizio is an excellent pilot, an Ironman, father of two, and a husband. This episode has been recorded in Italian, not to lose anything from Fabrizio's stories. Fabrizio, benvenuto a Tools of the Humans. Tu ed io abbiamo una storia che è più che ventennale. Infatti Fabrizio è stato il mio comandante quando ero giovane tenente al 23° gruppo, prima sul velivolo F-104 Starfighter e poi sul velivolo F-16. Non solo rappresentava l'autorità, ma è stato anche il mio mentor in situazioni professionali a terra ed in volo. Come stai Fabrizio? Ti sei allenato oggi? Dai, tutto bene. Sì, arrivo adesso dall'allenamento di nuoto, dove fatico sempre con risultati altalenanti per essere ottimisti, diciamo. L'impegno c'è sempre, la costanza c'è sempre, la speranza nel futuro rimane, guardo sempre avanti e non guardo indietro, quindi sì. Prosegui nel journey, prosegui nel viaggio del triathlon, prosegui nel viaggio dell'endurance. Fabrizio è uno che quello che molti definirebbero un top gun, no? La sua carriera come pilota di velivoli da caccia all'aeronautica militare è ricca di storie, di avventure, ma anche di sfide. E le sfide continuano in maniera quasi quotidiana da quando è comandante di Canadair CL-415 per la protezione civile, ormai da diversi anni. Ed oltre ad essere un eccellente pilota, è anche Ironman, padre di due bambini e marito. Ci dici invece tu, in 100 parole, chi è Fabrizio Maierna? Allora, Fabrizio Maierna è un entusiasta della vita, una persona che ha sempre avuto piacere ad affrontare le sfide, a mettersi in discussione, a riniziare sempre anche da capo, senza mettersi su un piedistallo dopo aver raggiunto una posizione, ma più attirato dal challenging, dalla nuova sfida, dall'imparare qualcosa di nuovo. Quello, secondo me, è il filo conduttore della mia vita. E sicuramente anche attività adrenalinica ha un filo conduttore, una costante in tutto quello che mi piace fare. La scelta di fare il pilota nell'aeronautica militare, volare su velivoli ad alta prestazione, velivoli di combattimento. E mi sono accorto di questo quando poi è finita la parte operativa, quando da colonnello sarei dovuto andare allo Stato Maggiore ad occupare dei ruoli importanti, rilevanti, ma dal punto di vista manageriale, ma con un basso ritorno dal punto di vista di adrenalina tutti i giorni. E quindi lì ho fatto la mia scelta, ho seguito quello che erano le mie passioni e non quello che gli altri si aspettavano da me. Ho scelto una posizione che magari era meno socialmente brillante, ho lasciato un possibile posto da generale in aeronautica per andare a fare l'ultimo arrivato, il pilota, sui Canadair. Anche lì sono riuscito a ricavare i miei spazi, a farmi conoscere per le mie qualità e capacità, e adesso rivesto il ruolo di safety manager da diversi anni nella compagnia. Non è come volare su un velivolo da combattimento, ma diciamo che nel campo civile è una delle cose che ci si avvicina di più. E lo stesso è stato per lo sport. Non ho mai cercato di rimanere su quello che è la mia confidence zone o le aree in cui
tendo a essere più portato e magari ad eccellere, ma sono sempre stato più interessato da quelle che invece non avevo sviluppato a sufficienza e volevo migliorare. E mi sono sempre piaciute quelle attività in cui l'obiettivo, la sfida non è principalmente verso gli altri, ma è principalmente con te stesso. Quindi ti permette tutti i giorni di avere il tuo sfidante, perché sei te, non sono gli altri che ti si schierano di fianco sulla linea di partenza. Questo Questo è il. è Fabrizio, sì, questo è un tema veramente interessante perché l'ascoltavo l'altro giorno il podcast di David Goggins, non so se lo conosci, Navy Seals, ed era intervistato da Joe Rogan e diceva appunto che la motivazione non è una roba one shot, cioè la motivazione la devi nutrire ogni giorno. E tu con diciamo, la sequenza di questi eventi, no? Con la sequenza di questi profili di carriera e poi anche con lo sport, hai fatto in modo che ogni volta che ti alzavi ci fosse qualcosa che ti potesse motivare, perché comunque, come hai detto prima, essendo uno molto dinamico, il tuo purpose ce l'avevi nella vita, insomma, no? Quindi questo tema è molto ricorrente ed è un messaggio, probabilmente possiamo dire che anche questo è già uno strumento che è importante condividere. Ma sicuramente è uno strumento importante perché io lo trovo collegato anche con l'approccio in generale alla vita. Secondo me il fatto di essere anziano, essere vecchio, non è collegato solo o principalmente con un fatto anagrafico, che ovviamente ha la sua importanza, ma è più una questione di approccio verso la vita, verso le cose. Secondo me, fin tanto che te ti svegli e non guardi quello che hai fatto ieri, ma guardi con interesse verso qualcosa che vuoi fare domani, o se vedi qualche attività, vedi qualche obiettivo, che sia lavorativo, che sia sportivo, che sia familiare. E secondo me sei giovane o sei ancora giovane finché pensi di volerti impegnare per raggiungerlo e non inizi a pensare che il tempo che hai a disposizione per farlo non è sufficiente. Il tempo è sempre sufficiente, dipende poi dove riuscirai ad arrivare, ma come dicevo prima, la sfida è con te stesso, quindi se te parti da zero, anche quando arriverai a uno, è una grande conquista. E poi quando arriverai a uno, l'importante è non dire ok, sono arrivato a uno, sono contento, ma dici beh, sono arrivato a uno, posso arrivare a due e andare avanti in questo modo. Io mi riconosco in questo modo di approcciare le cose. Quando finisco un allenamento, non penso ho chiuso questo capitolo, ma guardo a che cosa farò domani. Quando chiudo un Ironman, non dico ho messo nella bacheca l'Ironman. E ho chiuso questo, inizio a pensare se farne un altro, come posso migliorarmi, oppure come è successo ultimamente, dico ho fatto un Ironman, ho fatto la maratona dell'Ironman, ma non ho mai preparato bene una maratona e magari un obiettivo potrebbe diventare preparare la maratona. Quindi secondo me è la cosa un ottimo strumento per rimanere motivati e per continuare a andare avanti nelle proprie attività e continuare a porsi degli obiettivi che ti stimolino e che facciano diventare per te interessante il percorso e non solo il goal finale, perché nella nostra attività, chi fa triathlon, chi fa endurance, il 99% di quello che fai è il percorso per arrivare a fare quella gara, a fare quella prestazione. Se ti piace solo la prestazione, solo la gara, ti piace l'1% di quello che fai. Se invece ti piace anche il percorso, sei appassionato di questo step by step per raggiungere l'obiettivo finale, allora riesci a goderti tutte le tue giornate. Una visione di uno stoicismo molto moderno. Andiamo al sodo. Hai avuto due lanci con il Martin Becker, ovvero il seggiolino iniettabile del velivolo F-104. Un sacco di persone mi chiedono: ma ti sei mai lanciato? No? Come se fosse una cosa che capita normalmente nella vita di pilota, però non è così. Però a te è capitato due volte. Eh sì, è un
ti ho lasciato così la pausa di riflettere per capire. No, effettivamente è un qualcosa di distintivo nel bene o nel male, nel senso, come diceva Tommaso, come dicevi te, il fatto di trovarsi nelle condizioni di dover abbandonare un velivolo da combattimento con un seggiolino iniettabile è un qualcosa che è un'estrema razio e che capita molto di rado, per cui a qualche pilota succede nel corso della propria carriera di trovarsi nella situazione di dover abbandonare il velivolo una volta, a molto pochi, si restringono veramente a poche persone nel mondo, chi ha dovuto abbandonare il velivolo con un seggiolino iniettabile due volte. Tra l'altro le due volte sono molto, molto differenti tra loro, perché la prima volta avvenne nel 91 da giovane tenente appena arrivato al gruppo, durante un'esercitazione notturna ebbi una collisione in volo con un collega ad alta velocità, una velocità di chiusura di 1400 km orari, per cui ho persi l'ala destra dell'aeroplano, tutta la fusoliera qualche centimetro sotto i piedi, il velivolo ebbe una departure in vite piatta e paradossalmente in quell'occasione il lanciarsi fu una scelta facile, perché era l'unica opzione a disposizione, non c'era il tempo per pensare, è stata solo una mera esecuzione di quello che ti era stato insegnato durante l'addestramento, quindi come abbandonare il velivolo. Dopodiché tutto il resto è stato solo una sequenza di eventi che mi ha portato poi ad atterrare di notte in mezzo alle montagne dell'Appennino tosco-emiliano con una gamba rotta già durante il lancio, quindi scendevo con il paracadute, che è un paracadute d'emergenza che scende circa 6 metri al secondo. Con un bel impatto quando atterra. Esatto, sì. Con una gamba già rotta. E man mano è un po' come quello che avviene in una gara endurance, man mano si presentava un nuovo problema, però affrontai il problema uno per volta, man mano che si presenta lo risolvi e guardi allo step dopo, anche in quella situazione non puoi guardare l'arrivo come in una gara di triathlon che magari 10 ore dopo, anche lì non potevi arrivare a vedere il tuo essere salvo a terra ricoverato in un ospedale, ma dovevi affrontare step by step gli eventi che si presentavano. Tra l'altro fu abbastanza singolare, perché atterrato nel campo di notte, fortunatamente riuscì a tenere la gamba rotta sollevata in modo da non avere poi problemi. Perché la mia preoccupazione è che l'osso rotto sbattendo sul terreno potesse poi portare a una lacerazione interna alla gamba e nello scenario peggiore avere un'emorragia che poteva diventare fatale con i tempi che sarebbero corsi per il recupero. Una volta sicuro a terra, seppur solo in tuta da volo, in mezzo alla neve, con una gamba rotta, con la schiena dolorante, per me ero in salotto sul divano, cioè ormai in una situazione in cui ero confident di essere salvo. In quel momento, quando cercavo di richiamare l'attenzione delle persone per venirmi a soccorrere, vidi avvicinarsi delle persone che in modo circospetto guardavano questa strana figura in mezzo al campo e mi dissero che erano preoccupati, perché non era la prima volta che c'erano degli extraterrestri da quelle parti. In quel momento persi la mia convinzione di essere salvo, perché ho detto qua va a finire che mi finiscono con un forcone in mezzo al campo, pensando che sia un alieno piovuto sulla terra. Però al di là di questa situazione, poi tutto si risolse nel migliore dei modi, anche con un periodo piuttosto lungo in ospedale, in sedia a rotelle, prima di recuperare, e essere di nuovo 6 mesi dopo sul,
sull'F-104. Però anche in quella situazione mi ritrovo in quello che è il mio modo di affrontare tutte le cose della vita. Cioè, io una volta arrivato in ospedale, la mia preoccupazione, mentre gli altri erano convinti che non sarei più salito su un velivolo da combattimento, la mia preoccupazione era solo quanto tempo mi ci vorrà prima di ritornare a volare. Per me era un fatto scontato che sarei ritornato a volare su un velivolo da combattimento. Non era una cosa messa in discussione. E Io vedo. credo che sia apprezzabile notare come tu tratti il tempo, no? L'hai detto prima, no? Sì, il vecchio, no? L'età, però comunque la motivazione, comunque gli stimoli, no? E in quel caso lì è stessa cosa, cioè in una frazione di secondo hai preso la decisione di lanciarti, come dicono nei master di coach alta performance, hai interrotto il dialogo interno e hai eseguito quell'azione da checklist come era prevista. Poi dopo hai questa dilatazione del tempo, però step by step arrivi fino al punto in cui con positività guardi a quello che è il futuro, guardi qual è lo step successivo, insomma. Sì, effettivamente così, ed è un qualcosa che probabilmente l'addestramento di anni e questo tipo di attività per anni ha fatto sì che poi io lo trasportassi in tutte le cose importanti della mia vita, un approccio decisionista quando il tempo non è a disposizione in maniera illimitata, ma un approccio di valutazione delle possibilità quando il tempo è a disposizione. Che poi quello è Cioè, successo nel secondo e poi è lancio un alla po' fine. quello che è successo nel secondo lancio, in effetti, perché il secondo lancio non fu una situazione critica da risolvere nell'immediato. Ma il tempo a disposizione per affrontare il problema era quello del carburante a bordo, perché dopo un decollo da Trapani, dovevamo rischiare con due velivoli F-104 per fare un periodo di supporto d'allarme al 37° stormo, decollavamo in coppia per rientrare sulla base di Cervia, e io dopo il decollo ebbi l'indicazione che il carrello non era rientrato, non era completamente bloccato all'interno dei portelloni, che era una avaria abbastanza usuale sull'F-104. Di Sì. solito era solo una Il falsa micro switch. indicazione, esatto, il micro switch del portellone e carrello che non veniva compresso a sufficienza, non dava la chiusura. Quindi chiamai il gregario, che era il boccione, per venire a controllare se effettivamente i portelloni erano chiusi, per avere questa conferma e continuare il volo fino alla base di Cervia per poi risolvere il problema là. In realtà, quando il velivolo gregario si scese sotto la pancia del mio aeroplano per controllare, vide che effettivamente il carrello. I portelloni non erano chiusi, anzi il carrello si era accartocciato sui portelloni perché era saltata la sequenza di chiusura. Invece di far richiudere prima le gambe del carrello e poi i portelloni erano partiti tutti insieme e avevano praticamente rovinato, rotto una gamba del carrello. La cosa fu ben chiara quando io immediatamente dopo questa informazione, decisi prima di avere un abbassamento delle indicazioni idrauliche di riestrarre il carrello. Ebbi la conferma interna che il carrello era giù e bloccato, però chiesi Un chiaramente disastro. al gregario di vedere. Quando il gregario andò sotto a vedere com'era il carrello, la gamba sinistra era ruotata di 90 gradi, mancava un braccetto. Quindi c'erano indicazioni per cui l'atterraggio poteva essere problematico. A quel punto si prospettavano due possibilità: o un lancio, un abbandono del velivolo, o un atterraggio col carrello in quelle condizioni.
Dopodiché ci fu tutta una pantomima perché chi a terra voleva decidere al posto mio in un tempo stretto e mi ordinava di andarmi a lanciare immediatamente, mentre la mia posizione io dicevo che non escludevo il lancio, che però prima volevo valutare tutte le possibilità. Tutto si risolse quindi non in pochi secondi come nel caso dell'altro lancio, ma fu una cosa piuttosto lunga con gli interlocutori a terra che per me divennero inutilizzabili perché inattendibili, tant'è che a un certo punto decisi di far atterrare il gregario, gli dissi di andare lui alla radio a terra e di comunicare telefonicamente con il mio comandante di gruppo, che era il tenente colonnello Daghetti a quei tempi, e con il mio ufficio tecnico per riportare alle mie domande le loro risposte senza sentire cosa veniva detto da altri personaggi. Lì, con una valutazione serena, si arrivò a stabilire che effettivamente l'atterraggio in quelle condizioni era un'opzione, ma aveva un livello di rischio molto alto, anche visto il passo che c'era il carrello del 104 e le Molto velocità, stretto, sì. che erano necessarie per l'atterraggio. Quindi con il 104 si atterrava sempre con velocità superiori ai 175 nodi, quindi intorno ai 350 km all'ora. E l'opzione del lancio, che invece risultò essere quella più conveniente, anche perché il velivolo da lì a poco sarebbe stato radiato perché passavamo sui velivoli F-16, c'era a disposizione l'elicottero del soccorso che mi avrebbe seguito nella fase di lancio, e quindi alla fine, dopo aver consumato tutto il carburante disponibile, si decise per questo lancio a bassa velocità al largo dell'isola di Favignana. Con una prua verso il mare, in modo da essere sicuri che il velivolo, una volta fuori controllo, non tornasse verso i centri abitati, e mi lanciai. Però mi ricordo che, a differenza di quanto avvenne la prima volta, lì dovetti forzare un po' la mia riluttanza al lancio, perché un conto è lanciarsi da un caccia quando non hai altre possibilità, un conto è abbandonare un velivolo che sta volando normalmente e in cui tu sei dentro come in piedi in una scarpa, perché un velivolo da caccia ha dei giochi tra il pilota e la fusoliera che sono molto molto limitati. Tant'è che ti ricordi, le gambe erano legate con dei cavi. Che durante la fase di eiezione avrebbero dovuto richiamare le gambe fuori dalla pedaliera per evitare di lasciarle dentro l'abitacolo mentre Spezzale, il sai? seggiolino abbandonava il velivolo. E quindi per attimi, in quei momenti, uno diceva, pensavo se tutti i tecnici che avevano dovuto preparare la sequenza di iniezione, che è fatta tramite le cariche esplosive del pacco dei razzi, avessero fatto bene il loro lavoro, perché se così non fosse stato, parte di me sarebbe rimasta dentro il velivolo. Però, fatte queste considerazioni, poi abbandonai il velivolo con successo e non feci neanche in tempo a entrare in acqua, fortunatamente, cioè entrai in acqua per pochi secondi perché era il 18 gennaio e anche se in Sicilia faceva freddo, e subito mi soccorsero e mi recuperarono con l'aerosoccorritore, ricellato sull'elicottero, portato sull'aeroporto di Trapani, e mezz'ora dopo ero nell'ospedale di Trapani per fare gli accertamenti. In questo caso non ebbi nessuna conseguenza dal lancio, tant'è che 3 giorni dopo aver fatto la visita di controllo a Milano, ritornai Eri già in programma di volo, a Catania eri già e in ero programma già di in volo. programma di volo. Io penso due aspetti veramente importanti che si possono condividere per chi non conosce la professionalità del pilota da caccia. Il primo è che, soprattutto su un velivolo monoposto, il pilota è il comandante, è quello che decide. E per decidere deve avere un grado di competenza elevatissimo
perché come hai detto te c'erano degli input, no, da personaggi che non ti tornavano e quindi hai dovuto fare comunque tutto questo percorso con molta calma, utilizzo del tempo, lì l'aeroplano non sta esplodendo, sta volando e hai dovuto fare questa analisi, quindi questa è una cosa molto importante, il pilota è il capitano, è il comandante ed è lui che decide. Da terra si possono dare dei consigli, però devono essere anche lì molto competenti, molto allineati con quella che è la situazione. A volte magari si ha la percezione diversa e si vanno a comunicare cose sbagliate, quindi è meglio prendere proprio le decisioni. Per quello che si è addestrati come comandanti del velivolo a prendere le proprie decisioni. L'altro aspetto è appunto quello che ci sono studi appunto dove i piloti da caccia hanno veramente riluttanza a lasciare l'abitacolo. Abbiamo dei casi di incidenti dove i piloti hanno impattato col terreno perché non riuscivano, erano inabilitati o comunque avevano una percezione tale per cui non volevano lasciare il cruscotto, non volevano lasciare il velivolo. E come hai detto te, sei atterrato nell'acqua, quindi tu stai passando da un ambiente caldo, che ti accoglie, che ti abbraccia, un ambiente dove ci sarà rumore per l'eiezione, vento, poi finisci in acqua, acqua fredda, perché comunque se non sbaglio era anche inverno, quindi ad ogni modo ci sono tutta una serie di cose, più le probabilità che possa andare male, che ci possa essere qualcosa legato male, ma insomma alla fine il meccanismo e la strategia, lo strumento che tu hai utilizzato in quell'occasione, perché ti sarei fatto. Riesci a ricordare qualcosa che ti ha detto ok, vado, mi lancio, non c'è problema. Nel momento in cui hai tirato la maniglia per lanciarti, eri consapevole, eri centrato, diciamo, nella situazione. Ma sì, guarda, secondo me la cosa che ha contribuito di più in quei momenti è il tipo di approccio a cui vieni addestrato fin dai primi anni d'accademia, quindi un approccio molto razionale alle situazioni che ti si presentano. Solo questo approccio razionale ti permette di fare delle scelte che ti portino di fuori di quella che è la comfort zone di quel momento, ma che non è la risposta vincente alla situazione che stai affrontando. Quindi è chiaro che quando te sei in un velivolo, come dicevi prima, che sta volando, dove lo sai portare, ti senti nel tuo, sei quindi nella tua comfort zone, tutto, a parte la razionalità, ti spingerebbe a rimanere lì all'interno e trovare una soluzione che ti permetta di stare il più tempo possibile in questa situazione di comfort zone. Solo l'abitudine ad un affrontare in maniera razionale, a soppesare i vantaggi e svantaggi di una situazione, mi ha permesso poi, una volta che la scelta pendeva verso il lancio e quindi l'abbandono del velivolo, ad accettarla. Perché è un po' come in tante altre cose della vita. Spesso le persone tendono a rimanere all'interno della loro comfort zone anche se razionalmente si rendono conto che quella non è la soluzione corretta per loro, ma è quella più comoda in quel momento. Quindi, secondo me, questo approccio che ci è stato insegnato nell'addestramento al volo e l'approccio ai velivoli da combattimento è quello di saper fare delle scelte razionali, ma una volta fatte saperle mettere in pratica, perché è quello lo step difficile. Ragionare e trovare la soluzione spesso non è la parte più difficile del discorso, ma è accettare di dover fare quello sforzo per poi metterla in pratica e lasciare l'ignoto, quello che è noto per l'ignoto. Perché lasci la tua Tema. Un comfort zone, lasci il tuo velivolo per andare a affrontare qualcosa di nuovo. Che però poi si trascina, come torniamo prima, all'approccio alla vita, no? Per cui tendenzialmente preferisco lasciare le situazioni in cui mi sento a mio agio, in cui tutto ormai è settato, perché mi annoiano e preferisco trovarmi degli stimoli nuovi, delle sfide nuove, delle cose nuove da imparare. Tools of the Humans.
This is your contemporary podcast where you will learn how humans face challenges. Everybody has a story to tell. Listening is knowledge. Let us know if you're interested in sharing your story or if you know somebody who wants to tell theirs. The show is available on Spotify, Apple Podcasts, and YouTube. E una domanda che faccio a tutti gli ospiti dello show: ti è mai successo di pensare questa la perdo? Sì, mi è successo di pensare questa la perdo, ma subito dopo mi succede di pensare no, non mollo, nel senso la perdo ci sta, fa parte delle possibili opzioni che c'hai quando vai a affrontare una situazione, che sia una gara, che sia una situazione lavorativa, che sia una situazione affettiva. Però il mood è sempre stato: capisco che la sto per perdere, la potrei perdere, l'accetto, ma non mollo finché non ho giocato tutte le mie carte, perché so che se l'affronterò così, allora sarò in grado di accettare la sconfitta del momento, perché non avrò rimpianti di non essermi impegnato mettendo in campo tutto quello che avevo a disposizione. Mentre se dovessi accettare una sconfitta, ma successivamente avessi la sensazione che avrei potuto dare un qualcosa di più, avrei potuto giocarmi qualche altra carta, quello mi darebbe più fastidio, più rimpianto che la sconfitta in se stessa. Cioè io la sconfitta non la vedo nel risultato dell'evento che ho affrontato, ma nel come l'ho affrontato. Allora la sconfitta puoi solo te essere l'artefice della tua sconfitta in questo modo, perché non hai messo in campo tutto quello che avevi a disposizione. Se hai messo in campo tutto quello che avevi a disposizione e non hai risparmiato niente, anche una sconfitta è una vittoria, perché comunque sei stato in grado di dare il tuo massimo. E questa volta è stata una sconfitta, ma sicuramente nel medio e lungo termine sarà una vittoria. Ecco, hai parlato appunto di questo tema del tempo, dell'utilizzo del tempo, della motivazione, delle cose fatte step by step, anche della competenza poi alla fine per prenderne un certo tipo di decisione. E quali altri strumenti vedi nella tua professione, comunque di pilota, che possono essere utilizzati anche nella vita quotidiana e possono essere anche trasmessi a chi ascolta e chi è interessato a seguire un certo percorso? Beh, secondo me è un altro strumento fondamentale a cui vieni abituato da questo tipo di professione è la costanza, è essere non solo pronti a un impegno di tanto in tanto, ma capire che l'impegno che stai prendendo ti richiede di essere committato su questa cosa, ti richiede di tenerla sempre come un obiettivo fisso, anche mentre stai facendo altre cose, mentre stai provando altre sensazioni. Come dicono gli inglesi, devi essere consistent in quello che fai. Cioè, non è importante la singola giornata, nel bene o nel male, ma è il blocco che sei in grado di mettere tra l'inizio e la fine della tua preparazione, della tua costruzione di una qualsiasi obiettivo che ti puoi. Mentre è facile, quando parlo con altre persone che vogliono approcciare l'attività di triathlon o di endurance, siano entusiasti, ma mi accorgo che è molto facile trovare delle persone che siano entusiaste,
Ma è molto difficile trovare delle persone che siano consistenti in quello che fanno. Cioè, la maggior parte delle persone tendono a trovare poi delle giustificazioni alla loro mancanza di approccio consistente all'allenamento, alla preparazione, allo studio, per cui il tempo è brutto, ho lavorato fino a tardi, Non ho ho la tempo. cena, non ho tempo. Non ho tempo è la costante, che sento quando parlo con i miei colleghi, quando cerco magari di stimolare qualcuno a fare un po' di attività, perché magari lo vedo, particolarmente sedentario. Noi abbiamo un lavoro in cui anche la parte fisica sul cadavere ha una sua rilevanza. Tutti mi rispondono: io non ho il tempo. Al che quello che io sostengo, dico: beh, allora te mi stai o mi stai insultando, perché se io te sei single, io sono sposato, te non hai figli e io ho due figli, te non hai altri incarichi, io sono safety Aspetta, manager. dobbiamo verificare con tua moglie, ora, su quello che stai per dire, però è vero, cioè alla fine è una questione di, cioè la consistenza poi è quella che si traduce, no, in disciplina, no? È, cioè, Esatto, questo disciplina, no? è il libro di Ryan Holiday dove dice Discipline is Destiny, lui è un filosofo moderno, no? È uno stoico moderno e ti va attraverso tutti gli esempi dove proprio viene fuori questo, non ho tempo, no? E ricavatelo il tempo, 20 minuti, 30 minuti sono una buona finestra per trovare il modo di leggere o per trovare il modo di scrivere o per trovare il modo di fare quella tua attività con consistenza, perché poi è lo sport soprattutto, lo sai benissimo, è il ripetere certe azioni che ti procura quell'adattamento neuromuscolare, quindi il tuo miglioramento, eccetera. E vale anche, no, nella professionalità del pilota, ripetere certi esercizi, ripetere certe azioni, ti porta ad avere i tuoi checklist ben allineati. Come dicevamo prima, tu sei triatleta, e Ironman, molteplici triathlon, molteplici Ironman, molteplici gare di bicicletta, corsa e chi più ne ha più ne metta. Guardando in prospettiva, quindi guardando di nuovo indietro, te guardi avanti, ma guardando indietro, cos'è stato più difficile? La decisione del secondo lancio o l'allenamento? Cioè, se tu potessi paragonarle in termini di difficoltà e così di stress anche psicofisico, oppure l'allenamento e l'esecuzione dei tuoi Ironman, se si possono comparare. Ma guarda, è difficile compararli perché sono difficili in modo diverso. Perché la difficoltà della decisione del lancio è una cosa molto grande in un tempo relativamente corto. Quindi era una decisione difficile, ma che dovevi sostenere per poco tempo. Quindi non ti serviva una grande consistenza per poi arrivare a prendere quella decisione. Mentre portare a termine una gara particolarmente difficile da preparare, ti richiede una decisione meno importante in un tempo breve, però ti serve che sia la stessa per un lungo periodo, che sia consistente. Quindi sono tutte e due cose difficili, ma difficili in maniera diversa. E forse è più difficile essere consistenti su un progetto a medio-lungo termine, perché c'hai molte più variabili che poi vanno a perturbare quella che è la decisione che ti avevi preso all'inizio. Mentre nella scelta del lancio, sì, è una cosa difficile, hai dovuto prendere decisioni importanti che ti portano immediatamente molto al di fuori della tua comfort zone. Ma tra il momento in cui decidi e il momento in cui esegui, i tempi sono abbastanza brevi e c'hai pochi input esterni e poco rumore che ti va a compromettere quella che è la sequenza delle tue scelte. Mentre nella preparazione di un Ironman, che magari prevede 6 mesi dedicati, tu potresti avere molti rumori, molti input esterni che vanno a perturbare quella che era la tua visione iniziale e quindi vanno a minare la tua consistenza sostanzialmente.
che abbiamo detto essere la spina dorsale, secondo me, della preparazione nell'Endurance. Cosa da un certo punto di vista monacale, no? Perché tu hai una fede di fondo che è quello che hai deciso essere il tuo approccio, il tuo piano per arrivare alla gara finale, e devi adattare tutto quello che ti succede, perché nessuno di noi è un professionista, ma ha un sacco di altre responsabilità, sia lavorative che familiari, però devi cercare, tenendo fisso questo obiettivo e avendo chiaro quello che è il tuo commitment, puoi trovare la consistenza adattandoti di volta in volta a quello che la giornata ti propone. Questo. E quindi in quel senso è difficile, perché il tempo per cui lo devi fare è lungo. Hai appena completato qualche giorno fa hai completato la Roma Ostia, mezza maratona, dove hai fatto il tuo personal best o era No, era il personal best, personal 1, best? 28, 32. E poi te, tra l'altro, vieni dalla corsa corta, quindi dallo sprint, quindi quando hai iniziato l'endurance hai dovuto un po' rivoluzionare, no? Eh sì, no, e Le per questo proprio distanze. si ricollega, come ben sai, ne abbiamo parlato diverse volte, nella mia area, diciamo, di eccellenza, sono portato naturalmente, sono gli sport esplosivi, quindi comunque relativamente corti, di 200 metri, 400 metri è la disciplina in cui in assoluto andavo meglio. E quindi spostarsi da quell'area a gare tipo mezze maratone, maratone, non è facile. Non è facile farlo cercando di rimanere comunque competitivi, sempre per la mia età, per la mia categoria o per gli amici, diciamo, amici nemici che incontro a tutte le gare. Qual è la prossima gara? Qual è la prossima challenge sportiva a sto punto? La prossima gara in termini di tempo è il mezzo Ironman a Samorin, il Challenge in Slovacchia, che sarà il 21 maggio. E poi sto valutando adesso Udite, post udite. estate, perché con il lavoro che faccio d'estate si può far poco, e quindi mi alleno sempre perché è anche la cosa che mi piace, oltre alla preparazione delle gare, ma pensavo di preparare magari bene una maratona per l'autunno-inverno, ecco, per fare un tempo che permetta di avere l'accesso a Boston, che mi sembra che per la mia categoria sia sotto le 3 ore e 30, che, Facile. diciamo, come proiezione della mezza maratona ci dovrei stare dentro Ci molto. siamo alla grande, ci siamo alla grande. Va bene, Fabrizio, grazie infinite per i tuoi racconti. 3 volte mi appassiona ascoltare, l'avrò ascoltato già 27 volte, però ogni volta viene, forse era la prima volta che l'affrontavamo, diciamo, con quest'ottica di un pochino più pensata piuttosto che storia così avventurosa, da così sociale, insomma. Di solito è più da cazzeggio post birra, no? Ecco, infatti, ecco, ora mi tocca metterla sull'episodio. No, per parte di scherzi. Ormai sono diversi anni che non ci vediamo neanche di persona, per cui ti lascio con la promessa di rivederci presto, magari quest'estate o comunque magari con un altro episodio di Tools of the Humans. Grazie tante, Fabrizio. Grazie a te per l'invito. Speriamo di vederci presto, magari in bici in Toscana.